La marcia organizzata dal coordinamento Salviamo i Boschi è partita dal cancello di Fontana Rossa dell'area demaniale per percorrere la stradina che si addentra nel bosco annerito e devastato dal terribile incendio dello scorso 25 luglio per arrivare al Museo Agroforestale e all'antica chiesetta, da dove partecipanti hanno avuto ancora più contezza dello scempio ambientale provocato dalle fiamme. Alla mobilitazione hanno aderito molte associazioni e cittadini. Ha partecipato anche il vescovo Pietro Maria Fragnelli, che ha constatato i danni causati dal rogo su quello che era uno degli ultimi polmoni verdi della montagna di Erice, con il suo allevamento dell'asino pantesco e i percorsi naturalistici. Presenti alla marcia anche le amministrazioni comunali di Trapani, Erice, Valderice, Buseto, Palizzolo, San Vito Lo Capo, Paceco e Custonaci, con i sindaci Tranchida, Toscano, Stabile, Maiorana, Peraino, Scarcella e l'assessore Vanessa Campo. Tutti insieme per dire basta agli incendi che stanno devastando il territorio e sollecitare interventi per far rinascere nel più breve tempo possibile il bosco di San Matteo e tutte le aree verdi devastate dalle fiamme. Ma c'è anche la richiesta avanzata dal coordinamento Salviamo i Boschi di assicurare i responsabili alla giustizia, di rivedere la macchina dell'antincendio e il sistema della prevenzione, ma anche di far predisporre ai comuni il catasto degli incendi, come evidenziato da Mariangela Galante durante il suo intervento a nome di tutte le associazioni che fanno parte del coordinamento davanti il Museo Agroforestale, dove gli oltre 200 partecipanti alla marcia hanno osservato un minuto di silenzio per le due vittime nell'incendio sull'Aspromonte. Noi chiediamo intanto alla Regione di cambiare completamente politica, perché quella fin qui adottata è una non politica, è una politica fallimentare sulla prevenzione e il contenimento degli incendi. Sappiamo che ormai il corpo forestale è ridotto allo stremo, quindi serve una riforma seria e serve veramente un cambio totale di strategia, perché gli incendi che scoppiano per ora non sono più gli incendi di 10 anni fa e noi invece li combattiamo con mezzi obsoleti, con personale che ormai è anziano e stanco, che fa sicuramente del proprio meglio, ma che non può contrastare fiamme così alte date strategicamente nelle giornate con venti fortissimi e temperature proibitive. I comuni hanno anche loro delle responsabilità. Abbiamo ufficialmente chiesto che tutti i comuni tengano sempre aggiornati i catasti degli incendi, abbiamo chiesto che vengano fatte rispettare le ordinanze per la pulizia dei terreni a bordo strada o confinanti con il demanio. È chiaro che ciascuno deve fare la propria parte, anche noi come associazioni lo stiamo facendo, alcune associazioni presidiano già i boschi attivamente e comunque noi stiamo denunciando tutto quello che non va, tutto quello che non ci convince. Noi chiediamo che la magistratura faccia la sua parte, così come noi cittadini la stiamo facendo. Noi abbiamo presentato 10 esposti congiunti presso 10 procure diverse della Sicilia, perché il problema ormai riguarda tutte le province, e noi chiediamo a gran voce che si istituisca un pool di magistrati per indagare sulle cause profonde degli incendi e per individuare i responsabili reali, perché la garanzia dell'impunità non fa altro che accrescere il numero degli incendi, perché gli incendiari non vengono quasi mai presi, forse vengono presi pesci piccoli, ma non sappiamo cosa ci sta dietro.